Buon venerdì 26 agosto, brano del Vangelo che ci porta a riconsiderare il nostro atteggiamento nei confronti del nostro modo di operare e di vivere. Siamo richiamati alla vigilanza, che significa essere sempre molto pronti ed attenti a emendare noi stessi relativamente alle prospettive che ci diamo. Molto spesso abbiamo un'attenzione che riguarda l'ultimo minuto, l'ultima parte, e lì incominciamo a preoccuparci. Dobbiamo essere invece capaci di discernimento che ci porta ad agire in modo preventivo, agire prima che. Questo significa emendare, che nella fattispecie ci porta ad avere una costante attenzione. Non significa ansia, nevrosi, moralismo che attanaglia la nostra esistenza. Tutt'altro. Siamo chiamati a vigilare per vivere intensamente la dimensione della gioia. Molto spesso, invece, le questioni della contingenza quotidiana ci allontanano da questa prospettiva che parla del regno di Dio, che non è nell'aldilà, è qui presente. Noi, sulla base delle nostre contingenze e preoccupazioni, siamo poco attenti a ciò che accadrà poi. Questo caratterizza anche il nostro modo di porci nei confronti dei disastri ambientali. Siamo un po' come quelle vergini stolte che non prevedono e non provvedono. Perché se noi non prevediamo e provvediamo in anticipo, emendando il nostro cuore egocentrico, poi quando arriverà il momento, non possiamo lamentarci di essere destinati alla catastrofe, cioè sostanzialmente chiusi fuori dalla festa della vita su questo pianeta. Perché nella sua immensa biodiversità e capacità evolutiva che contiene in sé l'essenza della vita, che non è solo quella della Homo sapiens, noi apparteniamo alla vita. Non possiamo confinare la questione e il discorso sulla vita solo per quanto riguarda l'aspetto procreativo della specie. La perseveranza della specie. No, il rispetto della vita nasce molto prima. Lì è il punto cruciale rispetto al quale noi dobbiamo, con grande apertura d'animo, diventare vigilanti, vigilanti del rispetto della vita, non semplicemente del nostro contornaconto personale. Ma vediamo di condividere la lettura di questo brano del Vangelo, che sicuramente è molto conosciuto e che parla delle vergini stolte e sagge. E stolte non prevedono e non provvedono. Le sagge invece sono attente, si preparano al rispetto della festa della vita che è nella partecipazione al messaggio di salvezza che deve fare i conti col passaggio fondamentale della morte e resurrezione che libera dall'angoscia della morte e ci consegna alla bellezza della festa che qui viene rappresentata, la festa delle nozze. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Attenzione perché, vedete, c'è un passaggio che dobbiamo tenere in considerazione. Lo ripeto, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. Cioè le 10 vergini non sono qualcosa fuori dal regno dei cieli. Anche le 5 stolte sono dentro al regno dei cieli e sono lì per, attraverso questa parabola, ricordarci, attraverso le loro inadempienze, a porre mano
alla nostra conversione costantemente, giorno dopo giorno. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Non sono state prudenti, non hanno preso precauzioni. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando del regno dei cieli. Lo sposo tarda. Noi non sappiamo l'ora né il giorno. Conosciamo la data, tendiamo ad assopirci nell'attesa. È umano che possa accadere. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andiamogli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. E le sagge, e qui può sembrare una forma di egoismo, ma in realtà assume un significato che richiama alla conversione. Nel regno dei cieli noi siamo chiamati a una costante conversione a causa di una nostra intrinseca fragilità. Le sagge risposero: no, perché non vengano a mancare a noi, sia a noi che a voi. Se noi condividiamo l'imprudenza, rischieremo di diventare tutti imprudenti. Andate piuttosto dai venditori e compratevene, quindi provvedete. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa, la porta stretta, ricordate. Ma questo, la porta viene chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Ancora una volta, non vi conosco. Bene, il regno dei cieli è fatto dalla compresenza della nostra disponibilità a essere vigilanti e di una nostra tentazione a non esserlo. E quindi implica in sé anche l'immagine della porta chiusa. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. E vegliare non sapendo il giorno e l'ora non significa assolutamente vivere in una tensione permanente, ma nella gioia e nella ponderazione dell'attesa dello sposo, consapevoli che potremmo anche in qualche istante un pochino addormentarci, ma se siamo stati prudenti, se abbiamo posto attenzione, vigilato, relativamente alle nostre fragilità, allora ci troveremo pronti qualsiasi giorno e l'ora. Buona giornata a tutti.